le cascate, i frangozzi. Una gara, apri, apri, apri. What's the movie? Apri. Apri, open. Basta poco. Basta poco. E su cassai. E su cassai. Grazie, che lo sapete. Tanto che ho usato qualche bicchiere in più, mi si è toccato un pezzo con una che si è scandato. Buonasera a tutti voi e benvenuti all'undicesima edizione del Premio Italese alla Piazza. Da quando ho iniziato questa bellissima avventura insieme agli amici Piero Cipiotti, Sergio Mazzucca e Sam Ciccolini, sono state riconosciute tante meritevoli persone provenienti dal Canada, dall'Italia e da Chiesa Unita. Vorrei ringraziare con affetto il nostro comitato per aver lavorato con serenità e professionalità. Grazie. Vorrei anche ringraziare la delegazione dell'Italia con accanto il sindaco di Cosenza, dottor Mario Chiudo, che con il suo modo di operare è riuscita a far progredire Cosenza e farla considerare una delle città migliori d'Italia. Grazie sindaco, a nome di tutti i cosentini che sono fieri e orgogliosi del loro primo cittadino. Caro sindaco, le faccio notare che io non sono cosentino, però la mia. Un ringraziamento particolare all'amico Pippo Calabro, benefattore dei calabresi, che insieme alla sua famiglia ha portato avanti l'impresa di famiglia Calabro, famosissima in Italia e in tutto il mondo per la lavorazione del corno. Con la compagna Cinzia e i figli Pippo e Giacinto, la famiglia Calabro si è dedicata anche alla lavorazione del gelato e doc di Pizzo, che speriamo di poterlo gustare presto anche qui in Canada. E ancora la famiglia Calabro ha creato un nuovo essere solo, Copiglia Resorti, con tutti gli accorgimenti innovativi del fiore all'occhiello della Calabria. Invito tutti voi a trascorrere vacanze in questo favoloso resort situato a Maiorana. Sui vostri tavoli troverete dei volantini dove ci sono le informazioni. Grazie Pippo e grazie alla famiglia Calabria. Vorrei anche ringraziare tutti i premiati, Carlo Baldassare, Angelo Baldassare, la dottoressa Stefana Broggio, il dottore Mario Chiudo, il dottor Domenico Maduri, l'onorevole Amato Berardi, il dottor Magisano, il dottor Osvaldo Papini e con ricordarvi con affetto l'amico Nene Boni. Ringrazio tutti gli sponsor e voi tutti, a nome di tutti coloro che grazie a voi e alla vostra generosità ricevono borse di studio, aiuti per sconfiggere il cancer al seno, aiuti per i senza tetti e per tanti enti pubblici. Grazie a chi aiuta e chi ha più bisogno di noi. Grazie di cuore. Grazie. Sul quadro che spiega i successi imprenditoriali di questa straordinaria famiglia calabrese che spande su quattro generazioni nell'industria del tonno. La sorprendente famiglia Calabro. Anche Claudia è una studentessa centro-scuola e siamo lieti di presentargli questa borsa di studio. Se posso invitare Pippo Calabro, Cinzia, Giacinto e Tamara, per favore venite sul palcoscenico. Abbiamo una presentazione con il meno girato. Grazie per favore.
amici, è un piacere immenso essere qui. Sono fiero di essere un membro della comunità canadese italiana e in particolare fiero di avere canadese eredità. Io portare questi valori con me in tutto il mio lavoro come deputato in Ottawa, allora con il mio collega Francesco Sorvare vorrei salutare e dedicarci il punto d'incontro. Saluti e centiani. Saluti. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Io ringrazio moltissimo il comitato organizzatore Pino Vignano che ha voluto invitarmi questa serata. Sono onorato di essere qui tra di voi. Sono rimasto questi giorni a visitare un po' la città, un po' il territorio. Sono pienamente colpito da quello che noi come italiani, noi calabresi abbiamo potuto fare per questa festa. È un legame profondo che unisce i nostri territori, che è ancora molto profondo, delicato, e che fa sempre rinnovare, diciamo, il nostro spirito di amicizia e di unione. Quindi sono sicuro che ci saranno anche in futuro possibilità di scambi culturali e sociali tra le nostre città, tra i nostri territori. E quindi auguro a tutti una buona serata e ringrazio di nuovo tutti per questa occasione, per questo opportunità. Grazie mille. Benvenuti a Toronto, benvenuti dalla Calabria, dalla terra del sole, qui un po' freddo, però non tanto, vero Cacciano? Non è tanto freddo questo ottobre, dobbiamo ringraziare Dio. E allora, ve la voglio dedicare a voi che venite dalla Calabria prima di tutto, e poi a tutti i calabresi qua del Canada, a tutti quelli che sono venuti qua stasera. Si chiama Mamma Calabria. Facciamo un bel applauso al mio regista, Don Viviano, il regista di stasera. Facciamo un bel applauso al nostro DJ. Quanti versi d'amore scrivono i poeti per Dio, sia regina di cuori, sia mamma, sia terra mia, questi spiagge sfumati, a tutti pari innamorati, con parole e cusciuri, e solamente dai tu. Quanta storia atterrata, quanti resti di antiche città, fusti maestra di vita, grande culla di civiltà, tutti vogliono ammirare arti e vecchi tesori, tutti beni a finire, non vorrei io farti più. Accetta il Telesio 2017 il suo marito Sergio Mazzucca. Per favore vieni in sua parte. To present the Telesio Award, I'm going to ask Mr. Maurizio Rogato and Pino Di Diago. Pino. Signora Proviso, auguri Sergio e grazie. Second Telesio Award. Our second Telesio La Piazza Award is presented to one of the most
sought after cardiovascular surgeons in North America. Yes, let's give him a great round of applause. I know he's looked after a number of you right in this room. Born in Sant'Andrea, Ionio, Calabria, Roberto emigrated to Toronto in 1958. Dr. Maggisano is a caring physician, an associate professor. Presente Telesio to Tatiana and Stefania is a member of Parliament for Bonn, Woodbridge, Mr. Francesco Cervera, along with Serafina Oliverio and Pino Di Diano. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Aspetta. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Bravo, John. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like the gaita della televisione network. When the stars make it blue, just like Martin Basel, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. In a dream. But you know you're not dreaming, signora. Mama! Scusa me, but you see back in old Napoli, that's amore. That's a morning. 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 That's a when the stars make you drool, you can flag a possible possible. That's a morning. When you dance down the street, you make a lot of truth to you. You're in love. When you're in a dream. But you know, you're not dreaming. But you see back in old Napoli, that's amore. Tutte quante cantate, everybody sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Allora, spiegato, questo almeno da davvero un tronco. Ma tutto Peruzzo. Allora, domani sono lì in Calabria. Peruzzo è sempre sul trono, la Calabria lo dovrebbero premiare, medaglia d'oro a Peruzzo, che va in giro per il mondo a pubblicizzare. Grazie, la Calabria. In Calabria a Roma l'amico mi ha già portato un po' a Peruzzo. Peruzzo lo portavo pure a Roma, perché no? Sono emozionato, Senato. Sei europeo della Calabria. Grazie, Renato. Grazie. La senatore lo portiamo con noi, lo portiamo. La Calabria, la Calabria. Io dico per me, guai a chi me lo toccano i calabresi, perché sono un popolo eccezionale. Un popolo che ama la vita, che ama e sa vivere, e fa vivere bene la gente. E una sola parola c'è il calabrese, una sola. No, che, so. Che ognuno si fa i cazzi suoi. Non muore mai. Non muore mai, non muore mai. Ragazzi, noi facciamo questa chiusura. Scusa, ma allora andiamo a fare un drink. Perché no? Andiamo un drink. Bravo, alla salute, diamo un drink.
ragazze, siamo premiate, questa è la nostra giornata. Stiamo chiudendo un'altra puntata. Sabato. Io quando incontro te veramente mi sento veramente a casa, perché tu porti l'italianità veramente in questo paese e ti ringrazio tantissimo per il lavoro enorme che tu stai facendo. Detto da un grande amico fraterno, però detto da un professionista come lui, Salvatore Olivetti, dove ha fatto la storia qui alla CIN, è veramente è un grande professionista, quindi ho avuto il piacere e l'onore di lavorare un anno insieme. L'onore è mio e spero di rivederti presto ogni anno qua, sempre per portare la Calabria qua in Canada. Grazie Salvatore. Un saluto alla Calabria. A prestissimo ragazzi, eh? Grazie di cuore Salvatore, grazie, grazie. No, gli facciamo una puntata intera, facciamo. Chiudiamo questa puntata dicendo ragazzi, a domani. Allora, non potevamo non venire a Saint-Clair, caro Serafino, perché Saint-Clair è la parte più vecchia di Toronto, no? E guardate caso, però un'informazione. Già, come sta? Un'informazione, questa qui è la parte vecchia di Toronto, Saint-Clair. No, è il centro questo. Questo è il centro. No, però qua abitavano gli italiani, abitavano. Una volta. Poi ci stanno un portoghese. Allora, praticamente sapete, dice Risano, proprio quando stavamo entrando qua al bar, detto, me a sapere. Un bar calabrese, sono. Una volta era calabrese, nel Cusenzo. Ma invece, ah, davvero? Qua c'era il mio cucchiere, Catanzarese. Come si chiama? Catanzarese, lo chiamavano Faccia. Ah, Catanzarese. Ma però, come si chiama del cognome, non lo sai. Però non era Cusendino. Cusendino, è. Sono venuto da parte della Reggio Calabria, ma non sono Cusendino. Un padre faceva un cucchiere. Sapete, Saint-Clair, ragazzi. Serafe, qualche immagine delle tre fasi, perché mi piace, perché ci siamo sempre... Ah, dove? Scusa, ma le spalle. C'è una bella fotografia di Saint-Clair antico. Ah, qual è? Ecco qua, ma Serafino con le immagini... Ecco, quello è Saint-Clair, Serafe. Saint-Clair, la parte antica, no? Sam, arriviamo per un caffè, però... Grazie, grazie. Sì, Sam... Saluto i cerisanesi, oi. Saluto i cerisanesi, sape? Cerisano, cerisanietto, dalle paesi si ricciobbia. Un saluto dal nostro amico... Come ti chiami? Salutamelo a tutti, mi saluto a tutti. Ma quando vieni in Calabria, quando mai. Vieni? Davvero? È finita, tengo 86 anni, tu scusi. Bene, dica, bene, dai, dai. E fumo. Sta buono, sape, che sta buono, sape, sta... Ragazzi, Serafè, Saint-Clair l'abbiamo vista e mo ce ne andiamo. Andiamone. Okay. Ma la vuoi fare fuori la vuoi fare? O la vuoi fare dentro? Come vuoi fare tu, Serafè? Da Saint-Clair siamo tornate a Goodbridge e quindi siamo in albergo. Scusa, questo è il pensiero che noi diamo al nostro amico calabrese. Apelo. È la croce bizantina, ragazzi. Apri. Così io tengo un microfono. Ecco qua. Questa è la croce bizantina, vedi? Questa è molto bella, è il nostro simbolo. Veniamo da te stasera e fra poco, ecco, questo è un piccolo pensiero che la Calabria, grazie, ad un grande calabrese, mi stanno chiamando, guarda, scusa, domande da sonno. Ci sentiamo più tardi, grazie, noi. Sì, grazie per tutto, della conoscenza. Grazie a te. Andiamo in sera. Thank you.
vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'erica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.